Noi abbiamo subito scelto di offrire non il nostro aiuto, ma di far tornare i soldi ai cittadini che pagando le tasse non avevano un ritorno di servizi. Noi a Roma ci siamo impegnati con le piccole e medie imprese perché per noi rappresentano il tessuto sociale di questa economia e se vogliamo mettere in moto l'economia italiana dobbiamo dargli degli appoggi. I rimborsi che noi restituiamo sono esenti tasse, sono rimborsi forfettari, ossia il parlamentare, il regionale prende dei rimborsi ma non li dichiara nella dichiarazione dei redditi perché sono esenti tasse, quindi per noi rappresentano anche quella tasca di lavoro nero perché noi andiamo a punire le imprese quando hanno delle entrate in nero ma non puniamo i politici che comunque hanno degli introiti di denaro senza denunciarli e quindi noi abbiamo sempre chiesto di rendicontare pubblicamente non solo noi ma anche loro per dare dimostrazione di dove vanno a finire questi soldi. Io in Senato una cosa che ho subito scoperto erano le beneficenze che il Senato faceva tramite il Consiglio di Presidenza, ossia davano soldi a cooperative, società e quant'altro senza tenere un elenco. Ho chiesto gli elenchi e tutt'oggi a distanza di 3 anni mi viene detto che c'è la questione della privacy. Siamo riusciti in qualche modo a farli abbassare l'importo delle beneficenze ma continuano ad uscire soldi nostri, perché sono nostri, dalle casse del Senato senza mettere un nome di chi vanno e chi decide a chi darli. Questo è il sistema italiano. Noi cioè vorremmo che tutto questo cambiasse. Perché quando noi parliamo di trasparenza, di coerenza, è proprio questo, dare un servizio ai cittadini che in qualche modo hanno deciso di cambiare questo paese. E l'unica cosa che possiamo fare è continuare a lottare. Si stava parlando del salva banche, è del 3 di maggio un altro decreto legge e sui giornali non ne esce nulla, che parla di modifica delle procedure esecutive sulle piccole e medie imprese, che parla del rimborso dei truffati dei 4 banche, che parla della bad bank che è stata istituita per salvare il Banco di Napoli 20 anni fa, ce l'abbiamo ancora, è del decreto 59/2016, questo i giornali non lo dicono. E allora io vi invito ad andare a guardare perché per noi, per tutti i cittadini italiani, questa settimana e la prossima in Senato ci sarà una battaglia dura, perché prima hanno cercato di togliere le case agli italiani e ora cercheranno di togliere i beni strumentali e gli immobili alle aziende italiane. E noi come Movimento 5 Stelle inizieremo subito da domani la battaglia e la protesta in Commissione Finanze perché i cittadini italiani vanno tutelati e non derubati dei loro sogni, dei loro soldi e delle loro speranze. Grazie.